Ari, buongiorno ragazzi. Allora, oggi sono in vena di video, ma sto vedendo delle cose allucinanti in questo finale di campionato. Allora, intanto mi sono dimenticato prima, faccio gli auguri a tutte le mamme, insomma, a tutte le vostre mamme, e un pensiero anche a chi, ovviamente, la madre purtroppo non ce l'ha più. Bene, detto questo, ieri Atalanta-Milan, oggi Torino-Napoli, ok? Ci sono due partite nelle quali ci fosse stata la Juventus, si griderebbe allo scandalo, ok? Alla Juve ladra e alle squadre che si scansano contro la Juve. Allora, ieri il Milan ha vinto con un gol nettamente in fuorigioco e un rigore non dato all'Atalanta. Oggi adesso non so, non sto guardando la partita, però sto guardando il risultato. A 5 minuti alla fine, più o meno, il Napoli sta vincendo 5-0 a Torino, allo stadio Grande Torino. Beh, già lì, voi siete i primi a svergognare quella squadra, ma va bene, a parte questo. Il Grande Torino, stadio Grande Torino, perfetto. Una settimana fa, non dico che hanno fatto la partita della vita perché neanche loro sanno come fosse, sì, come erano andati in vantaggio, insomma, hanno trovato un gol su punizione. Dopo che il primo tempo se lo chiudevano sotto i 3-4 gol non c'era nulla da dire. Vabbè. Però con noi hanno lottato fino all'ultimo. Con il Napoli 5-0. Adesso io non sono uno di quelli che pensa male, nel senso che dice è per non favorire la Juventus, perché se la Roma stasera dovesse giocare, insomma, con il Napoli, doveva giocare con il Napoli non vincente, la Juventus probabilmente e la Roma, soprattutto la Roma, non avrebbe trovato chissà quale, diciamo, una voglia, ecco, impressionante per andare a portare a casa la vittoria a tutti i costi. Invece così dovrà farlo. Non penso questo, però penso che il Torino, è vero, gli mancano giocatori oggi, è vero, mi sembra che gli manchi anche Mihajlovic in panchina, non vorrei dire una cazzata, però 5 gol in casa tua, consentimi che uno possa anche pensare male dopo che vai a pareggiare allo Juventus Stadium. Ok? Nulla da togliere al Napoli, che ha fatto la sua partita, per carità. Però il Torino, perché adesso vi ripeto, ci fosse stata la Juventus ieri sera contro l'Atalanta, con i furti che ha fatto il Milan, titoloni, oggi non ho visto titoloni, e questa è la cosa. Ci fosse stata la Juventus a Torino contro Torino vincente per 5-0, si parlerebbe o di una squadra di Torino, insomma, che si sarebbe scansata, o che le squadre non affrontano la Juventus nella maniera giusta. Mentre con il Napoli, cosa si parlerebbe? Sto già leggendo in giro: Grande Napoli, Napoli spettacolo, il miglior calcio del mondo, dell'universo, e poi sei fuori da tutto. Ma va bene, non me ne frega un cazzo di questo. Grande Napoli, non si parla di un Torino che, non dico che si è scansato, però è sceso in campo non nella maniera giusta. Il Napoli ha vinto 5-0 più per demeriti del Torino che meriti suoi. O non si può dire, o bisogna sempre dire che quando gioca la Juventus e vince, e capita 3-4 volte l'anno, neanche tanto, vince 5-0, ok, 4-5-0, è sempre demerito dell'avversario, non ha avuto l'atteggiamento giusto contro la Juventus, e invece il merito della Juventus non c'è mai. Invece, quando c'è il 5-0 del Napoli, non c'è mai il demerito dell'avversario che si è sceso in campo nella maniera sbagliata. Perché se tu pressi e attacchi la difesa del Napoli, vanno in difficoltà, l'abbiamo visto parecchie volte nelle partite che contavano davvero. Tu scendi in campo così, prendi 5 pere. No, non è demerito del Torino, assolutamente. È solo grandissimo Napoli. Non è il Torino che si è scansato, che io ripeto, alle squadre che si scansano non ci credo, però credo negli atteggiamenti sbagliati. Perché posso capire contro la Juventus, che è la squadra che ha la difesa più forte d'Europa, e quindi non vai ad attaccare, non vai a pressare l'alta. Però il Napoli, che di certo non ha questa grande difesa, non l'attacchi mai, non la pressi mai. Qui, a parte l'andata contro la Roma, abbiamo anche un, non toglie nulla che sia un grande giocatore in prospettiva, però abbiamo la dimostrazione che Belotti, nelle partite importanti contro, ad esempio, Napoli e Juventus, ha steccato. In casa propria, soprattutto, ha steccato, perché l'andata contro di noi ha perso 3-1, però lì il Torino è andato in vantaggio, insomma, ci ha messo veramente in difficoltà, ok? Poi siamo andati a vincere 3-1,
Oggi il Torino, da quello che vedo anche le statistiche, i dati, non è sceso in campo. Da quello che leggo anche nei social, non è sceso assolutamente in campo. Ripeto, ci fossimo stati noi, cosa? Juventus, squadra avversaria della Juventus che si è scansata. Questa è la verità. Punto. Io, poi, ovvio, certi mi dicono, tu dici sempre questa è la verità, ma perché questa è la verità? Cioè, ragazzi, io non dico cose campate in aria, io dico cose che si vedono, che sono sotto gli occhi di tutti. Punto. Fine. Vabbè, vabbè ragazzi, questo è quanto. Sempre fino a fine forza Juventus. Stasera c'è Roma-Juventus. È vero che ci basta un punto per vincere lo scudetto, però non dobbiamo andare in campo per pareggiarla, ma per vincerla. E poi se arriverà un pareggio va bene lo stesso, però noi dobbiamo andare in campo per vincere la partita. Il modulo probabilmente potrebbe essere un 4-4-2 con Dybala che potrebbe riposare. E niente. Infine chiudo dicendo che da oggi in poi in tutti i video che metterò farò con i commenti approvati, ok? Quindi con l'approvazione dei commenti, non passo canali a pagamento o quant'altro, anche se comunque hanno le loro ragioni e lo sto vedendo sotto i miei video, ma commenti approvati. Quindi se tu vieni qua a denigrare il mio pensiero, a insultarmi o quant'altro, non uscirà mai il tuo commento sotto il mio video, perché io li leggerò e poi deciderò quali commenti approvare e quali no, e quindi farli apparire sotto i miei video, ok? Bene, buona giornata a tutti, però ripeto. Non c'è la Juventus, non c'è la Juventus a Bergamo, non c'è la Juventus contro Torino, quindi va bene tutto. Sono state un grande Milan di reazione ieri e un grande Napoli con il miglior calcio del mondo oggi. Punto. Buona giornata a tutti.